c'è silenzio dai rami della quercia, starnige che non sanno. Mille cilindri esplodono benzina, oscene ma non sanno. Della contrazione, del rilassamento degli sfinteri anali, anche quello è un esercizio molto importante che serve sia ad attivare il chakra sia a portare beneficio a tutta la parte meridionale del nostro corpo. Aspetta, come hai detto, bisogna la contrazione e rilassamento dello sfintere anale, qui dell'ano, sì. Che però avviene con il respiro, combinato con il respiro. Prendo aria e rilasso, espiro e contraggo. Quindi, vabbè, e poi dipende dalla questione di coordinamento di questi respiri. Sì. Quindi vedete che abbiamo individuato, se io rispondo in questo modo a determinati quesiti, vado a individuare che il mio chakra che funziona male è il primo, che poi si chiama Muladhara, il chakra della terra. Andiamo più sopra e invece al di sotto dell'ombelico, andiamo quasi a quattro dita al di sotto dell'ombelico e troviamo il secondo chakra, che è lo Svadhisthana. Questo è l'ombelico, quattro dita sotto, a questo livello qua, troviamo quest'altro chakra, che è di colore arancione. Colore arancione è un chakra molto importante perché è collegato soprattutto con tutto l'apparato idraulico nostro, quindi apparato uro genitali e reni, però si interessa in modo particolare a curare o a preoccuparsi della buona funzionalità anche della sfera sessuale. Quindi questo dello Svadhisthana è un chakra molto importante, perché nella sessualità noi abbiamo anche una manifestazione di rapporto con gli altri ed è una
una manifestazione del proprio carattere, di se stessi, eccetera, quindi un'apertura, in effetti, che avviene. Dove si trova? Quattro righe al di sotto dell'ombelico. Ecco, allora, noi ci possiamo interrogare, ho problemi sessuali o mi sento insoddisfatto? Ho poca vitalità e gioia di vivere? Mi riesce difficile essere creativo? Mi sento spesso bloccato? Allora, ci sono un sacco di gente che tiene questi problemi di questo tipo. Mi piacerebbe vivere con maggiore passione, piacere. Reagisco con molta gelosia? Se per esempio il mio partner flirt con qualche altro? Soffro spesso di dolori e contrazioni nella parte bassa, proprio sotto addominale e alla schiena? Sono soggetto a disturbi nel basso ventre, malattie per esempio alla vescica, ai reni, alla prostata, eccetera, cioè tutto, dicevo, l'apparato idraulico. Ecco, questi disturbi e queste risposte a questi quesiti mi fanno capire che il paziente, cioè uno che dice, senti, ma io non mi sento molto bene, ma che tiene? Mal di pancia, che ne so. Dal mal di pancia, da questa prima risposta, è chiaro che il terapeuta va oltre e comincia a porre una serie di domande, queste domande che ponevo qua. E a seconda poi delle risposte, cominciamo a farlo confessare, tra virgolette, e uno riesce a capire questo qui, che problema può soffrire. Cioè, non è un problema tanto di piedi, ma di altre zone. Allora è evidente che, conoscendo il chakra, dice qua, bisogna attivare il secondo chakra, che è lo Svadhisthana, che va attivato, come al solito, come dicevo anche con gli altri, tanto per non farlo molto lungo, sempre con esercizi fisici, con gli oli, con... Cioè, scusami Gianni, perché sì. In quel caso là può essere bloccato, quindi sì. L'energia non circola nella maniera giusta. Sì, questo è il principio, è questo. Sì. Che quando il chakra è bloccato per ma quando si variati... blocca l'energia, sì, in effetti noi abbiamo i meridiani, sì, cioè, sì, che attraversano un po' tutto il corpo, sì, e il nostro maestro ci insegna a far fluire l'energia liberamente. Quando si blocca l'energia, si blocca pure la buona salute, perché viene fuori il malessere. In effetti, quando si crea una bolla in una cannula, no? Una siringa, dove vediamo che c'è stata una bolla là, e quella non circola bene, si blocca. Sì. Quando c'è un nodo nella canna di gomma che porta l'acqua, si piega un po' e l'acqua non fluisce più. Quindi in questo caso parliamo di energia, ma l'esempio concreto è tutto calzante, quindi non è che c'è bisogno di essere scienziati. Abbiamo degli oli essenziali anche qua, come pure le pietre preziose, ma uno per esempio degli oli molto piacevoli, io lo definisco afrodisiaco, è il sandalo. Il sandalo, se voi prendete l'incenso di sandalo, veramente è piacevole. Molti quando avvertono questo sandalo, quando facciamo yoga, essendo questo incenso di sandalo, ovviamente c'è gente che se ne va in estasi, è bello, piacevole, ma perché? Perché intrinsecamente e inconsciamente questo sandalo va a stimolare delle zone particolari. Quindi volendo o nolendo, insomma, noi siamo legati a una sessualità che dovrebbe essere espressa al massimo e non repressa. E qua, per esempio, diventa inspiegabile, poi, almeno questa è una considerazione che faccio io, com'è possibile che proprio attraverso lo studio di questi chakra noi veniamo a sapere insomma, abbiamo la conferma della massima liberazione della sessualità come massimo come occasione per star bene, diciamo, no? Come piacere, ecco, come piacere in senso, esatto, lato, ecco. E però nello stesso tempo poi verifichiamo ci sono determinate sette, sempre orientali, legate pure allo yoga, legato poi a certe religioni, che partono dalla costrizione, dalla repressione. Tra l'altro anche nella religione cattolica siamo partiti da lontano con la repressione della sessualità, no? E come nella religione cattolica lo vediamo anche in altre religioni. Quindi non si riesce poi a capire, no, questa invito a liberarci, ma nello stesso tempo a reprimerla, perché nel rispetto di certi principi religiosi. Ma secondo me, però non è così, nel senso che
Secondo me molto dipende dalle scelte che fa una persona, perché magari diciamo, cioè questo a me sembra un modello comunque in parte organicistico, perché comunque detta insomma delle coordinate, però dietro queste coordinate ci possono stare comunque delle scelte della persona che in qualche modo magari non, come dire, non, pur non estrinsecando delle aree, estrinsecandone altre, ok, diciamo ci sta una scelta e quindi non una repressione, perché per quanto riguarda per esempio pure dicevi il fatto della religione, ma in alcuni casi è scelta, allora è quell'equilibrio, cioè quella persona ha raggiunto un equilibrio attraverso quella che tu dall'esterno con i tuoi occhi chiami repressione, ma tu dall'interno suo che ne sai? È come per i musulmani, noi vediamo il velo, ma per loro è un'identità forte, capito? Certamente. Però, aspetta, a volte, però, tanto per dire, no scusami, riallacciandomi a quello che dicevi tu, per scelta, molto spesso, allora io tengo le mie sorelle che sono cattoliche loro, e io dico guardate, ma perché seguite ancora sta cosa? In fin dei conti ci rendiamo bene conto che qua vogliono solo sfruttare, certo, vogliono manipolare le coscienze, vogliono proprio far sì che noi non siamo mai liberi di pensare con la nostra mente, ci devono sempre loro guidare. No, ma noi siamo abituati, questa è la risposta che io sento dire. È vero, noi, e perciò ecco, continuo, noi siamo pure, io sono stata abituata da piccola ad andare in chiesa, la prima comunione. Ma questo poteva essere per chi diciamo ecco è vissuto in un certo contesto, ma oggi, per esempio, io ho visto delle suore giovani, sì, che, cioè, no, chi è che fa ora, diciamo, una scelta, non lo fa per abitudine, non riusciresti per abitudine a tenere dietro una, secondo me. Allora, perché noi parliamo sempre a Ischia Ponte in particolar modo, perché là tra la Mante, San Michele e la tutta zona, no, le processioni. Le processioni, sai perché le fanno e le fanno sempre di più? Perché devono abituare le nuove generazioni, i piccoli, che stanno con le mamme, che ormai già si sono loro abituate, non ne sanno fare più a meno, ad andare dietro alla processione, a seguire i sacramenti, ad andare a messa, perché questo in effetti è il fine, quello di abituare. È l'educazione dei genitori, e quindi il genitore c'è però qualcosa di individuale che va sempre oltre condizionamenti, altrimenti saremmo delle macchine, quindi guarda, in casa mia solo io e mio fratello, ne siamo sei. Allora, quattro non si sono riusciti a liberare perché loro spesso mi rispondono, noi ormai siamo abituati ad andare a messa, a seguire tutte le processioni, tutte le funzioni religiose. Il gatto sta bevendo le... Praticamente, tra sei persone, due siamo riusciti a liberare. Sta bevendo l'acqua dei pesci. E mo si mangia pure un pesce. Comunque allora, repressione o convinzione, ciò non toglie che concretamente c'è un blocco, ma chiamiamolo, certo, un blocco scelto, un blocco imposto, ma è un blocco. Secondo alcune correnti di pensiero, sì, pare che il bloccare la sessualità sviluppa altri sentimenti. Ma infatti non è detto, cioè io sono d'accordo. Dicono, ho sentito. Ma... io su di me l'ho provato più da giovane, ero più efficiente di oggi, e mesi e mesi io avevo una sensazione di esaltazione, non di misticismo, di cosa. Sì, era più disposto. Scusa, ma quello che dici tu è stata una repressione di questo bisogno? No. No, invece qua parliamo di repressione. Che no, però tu hai detto che comunque è un blocco. Cioè, diventa poi un blocco. Comunque, no, io non sono San Francesco Samisa, una regola, castità, povertà e obbedienza. La sessualità appartiene all'uomo stesso e diventa una esigenza, direi, tra virgolette, naturale. È come il fiume che scorre, come l'acqua che sorge dalla montagna, eccetera, così pure il bisogno, la sessualità, credo che sgorghi da noi stessi. Ma no, ci sta chi blocca questo fluire dell'acqua libera e chi no. Ma comunque è sempre un blocco, è sempre una forzatura. Però io penso che il discorso, questo discorso troppo organicistico e biologistico, poi dopo non lo so. No, non è organicistico, diventa un blocco. Ma questo blocco ti crea un po' dei disturbi.
a livello del secondo chakra, di questo Svadhisthana. Lei dei disturbi che poi si manifestano come problemi di puro genitale, di mal di pancia e cose di questo tipo. Ma anche io penso che... No, le, degli organi no, invece io sono d'accordo, sai perché? Noi vediamo quelli, i giovani che vanno nelle cose qua, i giovani che vanno nei seminari, e non hanno, fanno sesso, perché è come escono fuori tutti depravati. L'uomo sesso. Allora, ecco qua, e quella non è depravazione. Però è sempre liberazione di una sessualità. Aspetta, però diventa una tortura. Però vedi che comunque avverto la necessità di liberarsi. Allora, avvertono questa necessità, però diventa una tortura in un certo senso, perché o diventano pedofili oppure depravati, cioè non fanno sesso. Non voglio definire depravati. Vabbè, però sessuale. Non dobbiamo neanche No, io non dico. No, vabbè, noi non vogliamo generalizzare, però in genere succede come noi da piccoli, quando sentivamo dire che una donna non era sposata, era zotella, era acida. Allora dice perché le, volendo fare un discorso, magari, che le acide, perché non le sposate, quante volte l'abbiamo sentito? Da piccoli. È una casa di relazionalità con la parte maschile. Con gli altri, la parte maschile, allora... Diventa un po' ma secondo me, il fatto che diciamo anche si ragiona per chakra, cioè non si dovrebbe ragionare in una totalità sistemica, per cui magari se c'è quel chakra che diciamo in quel momento per una scelta dell'individuo diciamo non funziona, però ci sta un equilibrio complessivo nell'estrinsecarsi degli altri chakra e nel rapporto dell'individuo con l'ambiente, allora diciamo non c'è secondo me patologia, capito? No, però scusa, ogni chakra va a individuare la carenza di energia in determinate zone del corpo, ma del corpo non è che però poi nel momento in cui decidiamo di cercare di star bene, il medico, no, che va a curare il chakra, se vogliamo usare i nostri termini occidentali, non è che ti va a dare una cura specifica per quel chakra come fa la medicina allopatica, che dà la pillola per il pollice e la pillola per l'indice, la per il mezzo, ma ha una visione olistica. Quindi anche qua, se ci sono delle indicazioni, l'uso di oli, l'uso di pietre, l'uso di esercizi che noi diciamo specifici per la cura del chakra, diciamo cura, no? per dare energia a una determinata zona, ma è chiaro che ogni posizione, anche tipo asana, cioè la posizione fisica, facciamo lo yoga, è chiaro che va a incidere sull'energia che interessa tutto il corpo, quindi non è mai una cosa specifica. Ma l'altro chakra, saliamo un pochino più su,